Dunque, la presentazione di oggi, come vedete il titolo, il successo del polipropilene tra innovazione e coraggio, intende ripercorrere brevemente quelli che sono stati i passi tecnologici fondamentali per portare questo materiale dai pochi grammi che sono stati generati qui l'11 marzo del 1954, questa polvere solida che il professor Mazzanti ha descritto nel suo esperimento, fino a produzioni che coprono un consumo di 55 milioni di tonnellate all'anno. Non spaventiamoci, vedremo come. Il polipropilene oggi ci circonda, è un materiale estremamente versatile, ha trovato sbocco in tutte le applicazioni, nelle nostre auto, nel settore medicale, negli elettrodomestici, nei nostri casalinghi, nelle nostre case. È quindi un materiale che ha avuto un enorme successo, grazie, come ho detto, alla sua versatilità, ma inizio da subito a sottolineare un concetto: ha una bassissima impronta energetica, quindi è diventato un materiale di scelta, perché il bilancio energetico, quando si sceglie il polipropilene per un'applicazione, è tra i più bassi possibili. Un breve cenno, due parole sulla nostra azienda, la Lion del Vasel. Siamo una multinazionale quotata alla borsa di New York, che fattura circa 45 miliardi di dollari, attiva nel settore della raffinazione, dei prodotti chimici, dei derivati e polielefine, e delle polielefine, polipropilene e polietilene. Siamo circa 14.000 dipendenti, oltre il 50% sono qua in Europa e circa 1.200 in Italia. Amiamo dire, diciamo che è l'azienda che ha ereditato diciamo, maggiormente l'eredità tecnologica del professor Natta, perché il 40% di questi 55 milioni di tonnellate di polipropilene prodotto al mondo è sotto nostra licenza e sotto i nostri catalizzatori, l'80% dei quali produciamo proprio a Ferrara, città più volte nominata dai miei predecessori qui nelle presentazioni. Che cos'è il polipropilene oggi? Beh, prima di commentare i numeri che questa slide mostra, lasciatemi dire da ricercatore che forse il sentimento più ambizioso di chi si cimenta in questa disciplina è quello di conseguire un risultato che venga diffuso ed apprezzato per la sua utilità, convenienza ed efficacia. E quando il risultato, come nel caso del polipropilene, è innovativo, tanto più la scoperta non si esaurirà con i benefici in uno spazio temporale ristretto, ma verrà ulteriormente sviluppata, estesa e perfezionata dalle generazioni a venire, ed è quello che è successo col polipropilene. In questo modo l'eredità della scoperta acquista ancora più valore, diventa un bene duraturo attraverso le generazioni, e questo lo possiamo sicuramente dire. Quali sono i numeri del polipropilene? Quanto vale il polipropilene oggi? Oggi il polipropilene vale circa 55 milioni di tonnellate, l'ho già detto, una base produttiva mondiale stimata ad attorno a 50 miliardi di dollari, un fatturato annuo di oltre 100 miliardi di dollari, la slide preannuncia anche ulteriori crescite. Quindi da quei pochi grammi generati l'11 marzo del 1954 di strada ne è stata fatta parecchia. Come vedete, permettetemi, qui è stato nominato anche il professor Ziegler, il rapporto tra polipropilene prodotto e consumato ed polietilene, i due materiali, l'oggetto delle scoperte di base del 1954, è cresciuto enormemente a favore del 20-25 anni fa. Il rapporto tra polipropilene e polietilene era circa 0,3, oggi è 0,7. Questo grazie sicuramente allo sviluppo tecnologico, al miglioramento di questo materiale, alla versatilità. Come è iniziato? Beh, è iniziata con una frase molto semplice: fatto il polipropilene, riportata sul diario, e sicuramente la semplicità di questa frase contrasta un po' con il futuro poi eclatante di questa scoperta ed anche con tutti gli sviluppi scientifici successivi e tecnologici che furono estremamente importanti per l'Italia, lo sono tuttora, e per il mondo. Infatti, dicevo, come è stato detto, a soli 3 anni dalla scoperta di base nel 1954 veniva costruito a Ferrara, grazie a tutto quello sviluppo di processo, il primo impianto industriale. Era un impianto industriale, vedo giovani, qui il cui schema era presentato là, oggi costerebbe 3 volte quello che costa un impianto di oggi, sarebbe insostenibile. Era basato sui catalizzatori di allora, aveva la sezione di de-ashing, recupero tattico e così via. L'impianto produceva circa 5.000 tonnellate l'anno,
ed era costituito, come ho detto, da 9 reattori. Uno di questi, lo vedete nella fotografia, l'abbiamo preso, pulito, refurbished, ed è un monumento oggi di fianco al nostro impianto Sferipol di Ferrara. Va sottolineato, l'ho sottolineato anch'io, è già stato detto, che Ferrara scopriva così la vocazione di front runner negli sviluppi di industrializzazione, lo è tuttora, ma il modello di cooperazione tra università e industria, elemento estremamente importante, si concretizzava nella industrializzazione e nella produzione industriale. Viene naturalmente lo sviluppo applicazioni e con un ritmo estremamente competitivo. Ricordiamo che in Germania la Höchst, che tra parentesi è una delle nostre legacy per quanto riguarda il polietilene adesso, aveva già esposto alla fiera di Düsseldorf nel 1955, se non sbaglio, i primi tubi. Questa slide rappresenta l'esposizione dei fratelli Castiglioni alla 35esima fiera di Milano del 1957 nel padiglione della Montecatini, dove viene presentata la nuova materia plastica, il Moplen, proveniente dall'impianto di Ferrara, e ci sono già manufatti di ogni tipo: lastre, articoli medicali, manufatti per gli elettrodomestici, casalinghi e bottiglie. Beh, visto, se non sbaglio, ieri sera era iniziato Carosello, o probabilmente così, anche questa slide non abbiamo voluto farla mancare. Molti di noi, della mia generazione, di quelle successive, di quelle precedenti, se la ricordano certamente. Ricorderete questa pubblicità che ha contribuito parecchio a far entrare nell'immaginario popolare il nome del Moplen. Ricordate la bacinella buttata in aria, Moplen cadeva e non si rompeva. Questo è un fatto, e similmente in altri casi di successo commerciale il marchio è usato come sinonimo del materiale. Molto spesso non si dice è fatto di polipropilene, è fatto di Moplen. Questo è avvenuto nella storia della nostra industria. Il premio Nobel nel 1963, c'è una frase tra le tante su cui possiamo riflettere: professor Natta, le conseguenze scientifiche e tecniche della sua scoperta sono immense e ancora non possono essere valutate pienamente. Beh, diciamo, nel 63 il polipropilene non era quello che è oggi, assolutamente, e sicuramente questa frase con l'aggettivo immense era assolutamente proporzionata a quella che sarebbe stata poi la realtà successiva. Come detto, sull'onda dell'entusiasmo, all'inizio degli anni 60 furono iniziate le prime produzioni di manufatti realizzati in polipropilene. Alla fine un materiale deve trovare un'applicazione. Il professor Mazzanti ha nominato la fibra, e in effetti il primo manufatto in assoluto ottenuto con il polipropilene isotattico fu una fibra. Il professor Pino, che collaborava col professor Natta, scrisse che quest'ultimo, appunto nel maggio del 1954, riuscì a produrre la prima fibra del polipropilene, da poco ottenuto in autoclave. Un altro prodotto estremamente italiano, fatto col polipropilene, abbiamo messo il pacco di spaghetti per evitare qualsiasi dubbio, è sicuramente il film bioorientato, BOPP. Ci furono parecchi tentativi di messa a punto del processo di produzione, del processing, del BOPP, e si giunse alla fine degli anni 60 alle prime produzioni industriali presso lo stabilimento di Terni della Polimer, una società del gruppo Montecatini Edison. Il film di polipropilene bioorientato venne commercializzato con il marchio Moplefan. Il nuovo marchio traeva ispirazione dal cellophane, di cui il film bioorientato e il polipropilene divenne il naturale sostituto. Oggi l'Italia è ancora uno dei maggiori produttori di film bioorientato. E, diciamo, la vocazione culinaria, no? Molti di questi impianti sono nel sud Italia, eccetera. Il legame è chiaro. Detto francamente, i sistemi catalitici di allora erano insufficienti a far fare al polipropilene il salto di qualità che vedete in qualcheduno di questi poster e così via. Era impossibile generare materiali, chiamiamoli avanzati, al di là di quelli che avete visto nella pubblicità di Vermeer e così via. La resa bassa del catalizzatore e le proprietà meccaniche, soprattutto del polimero, lo impedivano. Quindi il primo problema fu risolto con la scoperta avvenuta a Ferrara nel 1968 dell'uso di cloruro di magnesio come supporto per catalizzatore, che aumentò l'attività catalitica di ordini di grandezza. Il secondo problema, la rigidità del materiale, la specificità, fu risolto dai ricercatori del Donegani di Novara, che
scoprirono che alcune basi di Lewis, i donor interni ed esterni, aumentavano la capacità di stereocontrollo del catalizzatore, quindi permettendo di acquisire quelle proprietà meccaniche necessarie per le applicazioni. Lo sviluppo dei supporti sferici a base di cloruro di magnesio, gli stessi che rendiamo il 40% della produzione al mondo, e i precursori di questi, e i nuovi donor rappresentarono il trampolino di lancio per il successo moderno del polipropilene. E i risultati non tardarono a venire. Nella presentazione trovate il sostantivo coraggio anche. La Fiat Ritmo costituì il primo caso di paraurti interamente in materiale plastico. Come vedete, adesso sono cose scontate, ma riflettiamoci un attimo. Il spoiler, si trattava di un unico pezzo che inglobava diversi componenti, lo spoiler, la griglia del radiatore, il paraurti, l'alloggiamento fari. Pensate che il frontale in polipropilene della Fiat Ritmo è stato esposto presso il Museo della Scienza di Londra. Abbiamo detto, è una cosa scontata, oggi i paraurti anche delle macchine di lusso sono in polipropilene verniciato, non li distinguete dalla carrozzeria, ma negli anni 70 evidentemente andare contro l'acciaio inox delle macchine di allora, andare contro quel concetto, beh, non l'abbiamo voluto chiamare diversamente da coraggio, insomma, diciamo che l'aggettivo più, il sostantivo più serio da utilizzare qua è sicuramente questo, innovazione e coraggio. Rimarchiamo, no? Un chilo perché? Un chilo di polipropilene perché oggi la ricerca nell'auto è, la maggior parte dell'attività di ricerca nel settore auto è diminuire il peso. Quindi la plastica, i 50-60 kg di polipropilene che trovate nell'auto servono a diminuire il peso ed aumentare la sicurezza del veicolo. Oggi, grazie a questo peso ridotto, un chilo di polipropilene gioca un vantaggio di 4,6 kg di emissioni di CO2 nella vita dell'autoveicolo. Il balzo tecnologico, diciamo, che consentì di far affermare il polipropilene, qui andiamo alla sezione processi, come uno dei materiali di maggior successo, fu l'invenzione del processo Sferipol. Questo fu sviluppato a Ferrara ed installato a Brindisi per la prima volta nel 1982. Quindi questo è il secondo caso di industrializzazione di una nuova tecnologia fatta in Italia nella storia che vi presento. Principali vantaggi del processo Sferipol rispetto ai precedenti Slari ed Altaresa era un rapporto costo-prestazioni imparagonabile, assolutamente vantaggioso, per la produzione di prodotti decisamente migliorati e una sicurezza e un impatto ambientale, parole chiave, senza equivalenti. Ad oggi abbiamo venduto 110 impianti come questo in tutto il mondo, disegnati tutti a Ferrara. Contiamo 1.400 anni equivalenti di esercizio senza incidenti rilevanti. Lo Sferipol è la tecnologia di riferimento per gli standard europei BREFS, okay, e come ho detto serve quasi il 40% della produzione mondiale di polipropilene. Non ci siamo fermati, non è vero che i 3 anni sono un episodio imbattibile, ne sono sicuro, li ho contati bene, gli anni e i mesi. All'inizio degli anni 90 parte, dopo solo 2 anni e 3 quarti di ricerca di processo, un altro record, il nuovo impianto Catalloy. Una tecnologia destinata a produrre prodotti per i segmenti di mercato che vedete nella fotografia, ed è la terza volta che industrializziamo una nuova tecnologia per la prima volta in Italia. Questo impianto non è stato licenziato, non è stato venduto a nessuno, scusate. E ne esistono oggi 4 all'interno della linea del Basello. Unita è una tecnologia che usa catalizzatori di quarta generazione. Sì, ho un problema tecnico, qui c'è lo sbarramento in legno sotto, quindi o mi schiaccio oppure mi sposto un po'. Ne abbiamo risolti tanti, ne risolveremo anche questi problemi tecnici. Stavo dicendo, usa catalizzatori di quarta generazione ad elevata porosità. Ha ulteriormente aperto il passo, il ritmo allo sviluppo del polipropilene nel segmento dei beni durevoli. I beni durevoli sono quelli, lo dice l'aggettivo ovviamente, tipici dei segmenti elettrodomestici, automobile, costruzioni e così via. Qui vi parlo della quarta industrializzazione avvenuta per la prima volta a Brindisi, all'inizio degli anni 2000, la tecnologia Sferizone, un nuovo processo che realizza in un reattore, in un solo reattore, quello che prima ne era realizzato in 3, è un reattore a fase mista, denominato Multizone Circulating Reactor, liquido gas, e consente di ottenere
prodotti a rigidità migliorata e il suo profilo economico negli impianti di larga scala è sicuramente competitivo. Con le ultime modifiche che abbiamo approntato a questo impianto nel 2012 è possibile produrre per la prima volta al mondo resine modificate, polipropileniche modificate con 1-esene, un comonomero che non era mai stato usato con il polipropilene. Vedremo il perché. Aventi elevatissime prestazioni meccaniche di durata. Oggi esistono 9 impianti, uno in costruzione come questo, quindi dal 2002 ne abbiamo venduti una decina. Il più grande è un monoreattore, per darvi gli ordini di grandezza, da 450.000 tonnellate l'anno. Quindi dalle 5.000 tonnellate del primo impianto Ferrara, oggi il world scale è considerato 450.000 tonnellate. Direi che un cenno va fatto alla politica di licenza. Come ho detto, qual è l'ambizione di un ricercatore? Beh, vedere i propri risultati diffusi e, se volete, anche monetizzati. Da subito, nelle varie legacy di questa società, la mentalità della ricerca come business ha preso piede e quindi la strategia prevedeva di vendere sotto forma di licenza tutti gli sviluppi tecnologici. Ho detto, non l'abbiamo fatto per il catalloio solo. Ciò ha contribuito sicuramente in maniera determinante al successo globale delle polielefine ed in particolare del polipropilene. Vendiamo anche licenze per polietilene e dal 2000 a oggi abbiamo venduto 25 milioni di tonnellate installate. Come vedete, l'abbiamo venduta a tutti, tutti i produttori, anche europei, maggiori, vedete i nomi, producono sotto nostri brevetti e sotto nostra tecnologia. Dove sta andando il polipropilene? Vi ho dato già un accenno. Qual è lo sviluppo più nobile che intravediamo nel polipropilene? Vi ho dato un accenno, è quello che vediamo nei segmenti durevoli. Questa è la prima che vi mostro, una delle applicazioni di maggior successo ed è costituito dal settore di coperture di edifici e strutture in termoplastici. Le coperture realizzate col polipropilene consentono la massima libertà nel design, vedete le forme, un'ottima stabilità dimensionale, una lunga durata e un basso impatto ambientale, se confrontato con quelle che sono le soluzioni tradizionali. Un materiale va sempre confrontato con quella che è l'alternativa. Un altro esempio che vi voglio portare sono questi vasi di espansione per liquidi di raffreddamento. Il materiale prodotto è un copolimero propilene-esene, prodotto Brindisi, consente di passare nel test di invecchiamento accelerato da una durata di 150 ore a 1000 ore, quindi chiaramente uno può ridurre lo spessore del materiale. Un altro esempio ancora, sempre nel settore durevoli, sono i tubi classe PP 125 nel polietilene. Chi è familiare col polietilene non ci siamo arrivati ancora a fare il PE 125. Noi nel polipropilene abbiamo fatto il salto da PP 80 a PP 125. Quindi questi materiali qua, estremamente pregiati, consentono di ridurre il peso dal 14 al 28% a seconda del tipo di applicazione. Quale sarà quindi lo sviluppo e come possiamo intravedere essere lo sviluppo futuro del polipropilene? Beh, dobbiamo considerare due tipi di crescita. Una, quella nei consumi, sia nelle aree consolidate, ma anche nelle aree geografiche in via di sviluppo. Vedete alcuni numeri nella parte alta della tabella che già indicano la direzione che voglio prendere, e la crescita delle applicazioni per intermaterial replacement, cioè il polipropilene sostituisce altri materiali. Allora, per quanto riguarda la crescita dei consumi, vi ho già detto che la domanda globale è circa 55 milioni di tonnellate. Si prevede che sarà nel 2017 67 milioni di tonnellate, quindi il 26% del consumo totale di materia plastica. È chiaro che la crescita, e noi in Europa non cresciamo, la crescita sarà estremamente differenziata, lo potete intuire dai numeri. Nel mondo occidentale consumiamo circa 20 kg a persona per anno di polipropilene, nei paesi in via di sviluppo vanno da 5 a 11, quindi il regime di crescita, il tasso di crescita è nella stessa direzione, ma con le stesse esigenze e in molti casi, nel settore automotive e così via, con le stesse specifiche tecniche che abbiamo qua in Europa, perché poi le case automobilistiche si spostano da un continente all'altro. Non facciamoci spaventare dai milioni di tonnellate, vediamo come nella storia di questo materiale il consumo energetico per generare un chilo di questo materiale è sempre calato. Veniamo
alle conclusioni, per quanto riguarda la crescita nell'intermaterial replacement e nei segmenti durevoli, abbiamo già visto come l'innovazione presenta diverse dimensioni: miglioramento delle prestazioni, riduzione del peso, bilancio energetico del materiale, ambiente e sicurezza. Ora, questa slide sembra complicata a parte le foto, in realtà vi mostra come viene e può essere fatto per qualsiasi materiale razionalmente calcolato il consumo energetico o il vantaggio energetico di un materiale. La parte arancione o gialla è il consumo energetico in termini di CO2, le emissioni per generare un chilo di polipropilene, e applicato nel settore paraurti, la parte verde è il risparmio in termini di CO2 che questo chilo di polipropilene, in sostituzione ad esempio della Chao Inox in un'automobile, vi dà. Quindi il polipropilene è un materiale di scelta per questo. È chiaro ed è evidente come lo sviluppo del know-how rappresenti tuttora un aspetto rilevante per questi segmenti. Il polipropilene ha raggiunto questa diffusione e rimane un materiale vincente nelle varie dimensioni, perché in effetti la ricerca tecnologica ha saputo e continua a svilupparne il potenziale. Beh, noi crediamo che questo sia il segreto principale della modernità di questo materiale a 50 anni dal premio Nobel al professor Natta. Grazie.